È una montagna che non puoi non ammirare perché si colloca al centro della valle, la vedi un po' da tutte le parti. Io l'ho studiata, l'ho fotografata. La Grivola, anche se non raggiunge i 4.000 metri, ha un fascino tutto suo. E assieme al mio amico Shanti abbiamo sfruttato la finestra giusta. Abbiamo fatto in totale più di 2.800 metri di dislivello positivo, a piedi, con zaini da 18-20 kg. Partenza con scarpe da ginnastica, leggere ai piedi, poi a 2.300 metri al casotto del Parco del Gran Paradiso abbiamo pellato, fino a 3.400 perché abbiamo fatto una variante un po' più alta, arrivando proprio frontali a quella che era la sud-est della Grivola, la parete che avremmo affrontato il giorno dopo. Abbiamo dormito in bivacco a 3.200 metri al bivacco Graton. L'ultima parte, la parte diciamo del canale principale più quello a destra, tutto con ramponi e picca, con tanta fatica e tanta concentrazione, soprattutto la parte finale verso la vetta, che era la parte più delicata, più esposta, c'erano 30-40 cm di neve fresca con sotto un fondo duro, diciamo ghiacciato, ben compatto, ideale per salire, mentre poi nella discesa abbiamo dovuto prendere precauzioni per quanto riguarda la linea, soprattutto perché la neve iniziava ad essere un po' pesante. Ecco, un aspetto particolare rispetto a altre montagne che ho scalato e affrontato, in cima alla Grivola, a parte lo spazio limitato, ti dà quel senso di impotenza di uomo perché veramente ti mette quel timore reverenziale che andrebbe sempre mantenuto nel momento in cui ci avviciniamo alle vette.